Dopo la chiusura del Palio dei Borghi del 2019, siamo qui con Giorgio Fornero, presidente della squadra della Rocca, per tracciare un bilancio su quello che è stato il Palio di Cirié del 2019. Giorgio, a mente fredda adesso, dopo quasi 15 giorni dalla fine del Palio, quali sono le tue riflessioni su questa edizione? Allora, intanto ti ringrazio per avermi dato la possibilità di esprimermi sul Palio del 2019 e posso dire che al di sopra di ogni aspettativa il Palio è stato grande, è stato un grande Palio, è riuscito bene su tutte le forme e possiamo essere soddisfatti del lavoro che è stato fatto. Io personalmente ne sono veramente soddisfatto e contento di cosa siamo riusciti a fare. Per l'ennesima volta siamo riusciti a coinvolgere tutta la città e mi sono accorto che i ciliegesi sempre di più si sentono impegnati in questa grande manifestazione, chiamiamola così, dove diamo un po' sfogo a tutte le nostre voglie di competizione a livello amatoriale. Questo è. E quest'anno ha vinto probabilmente il Borgo, che è stato quello che si è impegnato di più a fondo e anche con un pizzico di fortuna, che questo è sempre fondamentale in qualsiasi cosa che possa succedere. Con le nuove norme vigenti di regole in fatto di sicurezza, quest'anno hai avuto diversi problemi organizzativi per la pista e per quello che riguarda tutta la parte della sfilata. No, quest'anno in base alle esperienze trascorse, che non sempre sono state proprio favorevoli, però queste esperienze negative ci hanno aiutato a migliorarci in questa. E in questa con l'aiuto di, ovviamente appoggiandosi a un ingegnere, un professionista, che è l'ingegnere Allocco, che è stato bravissimo a presentare il suo piano, il suo progetto di sicurezza, con la collaborazione di un po' dei miei parenti che li ho convinti a collaborare con noi, e posso dire che noi con la sicurezza quest'anno siamo stati veramente fortunati. Si è andata bene sotto ogni aspetto, siamo riusciti a completare bene, siamo riusciti a distribuire bene anche le competizioni, dal mattino col tiro con l'arco, alla passeggiata notturna, al tiro con la fune fino a notte fonda e quindi a riprenderci poi alla domenica con il terminale, che è stato, ritengo, fantastico. La tua passione per i cavalli, per il Ciria Cesare, oramai è un dato di fatto. Io la chiamerei una malattia. Ti abbiamo visto gareggiare per il Borgo San Sudario con ottimi risultati. Peccato che ero distrutto. Dopo 5 giorni di viale, rientrare magari sabato domenica mattina alle 3 e essere di nuovo lì alle 7 e poi pensare di salire a cavallo ed avere dei risultati. Dopo la seconda manche, Fornero era distrutto. Quindi, effettivamente avevano ragione. Ogni tanto dobbiamo darci uno sguardo alla carta d'identità. Ecco qui, questo. Qualche giorno fa l'assessore Fossati, in un colloquio informale, ha fatto comunque i complimenti al signor Fornero perché alla sua veneranda età si è ancora sobbarcato tutta Ah, l'organizzazione del beh. palio da solo e con ottimi risultati. Come ripeto, è la mia malattia. Se ci sono i cavalli, beh, trascuro tutto, trascuro il lavoro, trascuro la famiglia, anzi se posso li coinvolgo anche in mezzo, anche se cerco di evitarmi in queste situazioni. Però effettivamente per me è proprio una grande passione questa, lo faccio proprio volentieri. Anche se quando ho finito dico sempre basta, non ne posso più, sono distrutto, non. Ma per quale motivo mi devo logorare così? Però poi alla fine, quando è ora, superato, è un piacere arrivare, posso dire questo, a cavallo, sfilare in via Vittorio Emanuele con migliaia di persone che ti chiudono la strada, che vedi proprio tanta gente che applaude, che è contenta di vederci. Quindi tutto questo, beh, il lavoro ha qualche merito, ecco, in sostanza. Non pago del lavoro del Palio di Cirié 2019, nel corso del fine settimana passato hai portato il Palio in Liguria. Eh sì, sono 3 anni che mi sono, visto che non ero abbastanza stanco di quello di Cirié, siamo andati a
A Cogoleto, il paese ligure, che sono ormai 3 anni che ci presentiamo sulla loro spiaggia, sull'Arenile, e facciamo un palio simile a quello di Cirié, non così elaborato, non così, però per loro sono contenti di quello che facciamo. Portiamo solo i cavalli e facciamo solo un'attenzione equestre che però dura 1 ora e mezza, e lo facciamo sulla battigia, quindi spettacolare, ai piedi dell'Aurelia, le barche, i gommoni e i nostri cavalli legati agli ormeggi delle barche, è una cosa molto carina. Loro sono contenti perché in Liguria praticamente è l'unico paese che fa un palio con i cavalli sulla spiaggia, ecco. Possiamo quindi affermare che il palio di Cirié è sbarcato oltre la Regione. È sbarcato a Cogoleto, esattamente, e quest'anno i cogoletesi e la Proloco di Varazze sono riusciti a fare un salto a vedere sul nostro la domenica 16, che mi ha fatto molto piacere. Così magari fra un paio d'anni vorranno magari che Giorgio Fornero organizzi un palio come quello di Cirié. Beh, sarà difficile organizzarlo laggiù, perché però comunque qui a Cirié siamo 26. Questo qui è il 14º palio, quindi sono 28 anni praticamente che facciamo il palio a Cirié, calcolando che è in 2 anni, quindi, e lì sono 3 anni, quindi ovviamente è un po' poco. Però quando ci siamo lasciati all'una del mattino di domenica, hanno detto: mi raccomando, il prossimo anno teniamoci informati, che vogliamo farlo ancora migliore. Quindi questo può darsi che sia un buon auspicio, ecco. In chiusura di questa chiacchierata con Giorgio Fornero, presidente della Squadra Nella Rocca, siamo giunti a sviscerare un po' i numeri di questa edizione del 2019. Spettatori tanti, cavalieri anche e figuranti tanti. Ti senti soddisfatto? Meglio di così, a mio avviso, non poteva andare, e questo posso dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato con me, che facevano parte del direttivo o meno, grazie ovviamente alle forze dell'ordine che hanno contribuito a calmare tutti gli animi, se eventualmente c'era qualcuno che era un briciolino più caldo del solito, e ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale che mi dà sempre un grande aiuto, e in primis il nostro presidente ad honorem, che è appunto il sindaco Loredana De Vieti, ecco, parole povere, tutto qui. Per il resto noi siamo stati più che soddisfatti della buona riuscita. Sempre massacrante, ma comunque è venuto meglio di a tante altre volte, direi benissimo proprio. Aspettando l'edizione del 2021, non ci resta che attendere invece quella del Paglietto del 2020. Sì, quello del torneo della città medievale, sì, questa è molto più semplice, anche se ormai si impiega una sicurezza tale e quale, perché poi quello che crea più disguidi sono sempre i soliti cavalli che dovrebbero saltare fuori dalla pista, ma che poi in realtà fortunatamente sono sempre rimasti al loro posto, questo, sì. E vedremo adesso come riusciremo a smuoverci su questa linea. Per adesso devo cercare di smaltire bene quello di Cirié e poi quello di Cogoleto, che è stato un altro massacro che andava bene.